Parlavamo di prosecco, è arrivato un messaggio al 348-7300-200 che ci dice: e poi il prosecco si può bere benissimo come aperitivo, lo champagne direi di no. Sei d'accordo? Non completamente, dai. Lo champagne è un grandissimo spumante con le bollicine che può adattarsi a qualsiasi situazione, poi dipende da champagne a champagne, diciamocelo. Ci sono degli champagne che sono impagabili, insuperabili, non c'è niente da fare. Ci sono, la maggior parte purtroppo sono così, mediocri. Senti, invece da poco si è inaugurata quest'isola veneziana, Mazzorbo, dove tu hai recuperato questo antico vitigno autoctono a bacca bianca, la Dorona, no? Esatto. Ce l'hai detto prima. Volevo sapere se il vetro con cui poi tu imbottigli il prosecco lo fai a Burano. A Murano, allora i merletti dove li fai? Scusa. I merletti a Burano, sì. Allora... e li faccio personalmente. Mannaggia, ragazzi. No, ma lì dovete venire a Mazzorbo, che è proprio collegata a Burano da un ponte in legno, e lì c'è Paola Budel, la grande chef bellunese che ha imparato a cucinare da Gualtiero Marchesi, prima ancora da Enzo Dolada, del Dolada, e poi da Michel Roux, e lì vi allieterà in questo splendido ristorante che si affaccia sulla vigna, una vigna in mezzo alla laguna, tutta racchiusa da un muro del 1700, con un campanile al centro e sei camere. Bello. È un paradiso. Bello. Lì un bisogna paradiso. Andarci non da soli, magari con una bella compagna. Esatto, in coppia si strappa. Ramona magari ci vorrebbe. Ma lì di solito uno poi decide la data del matrimonio. Dici? Poi quando si accena lì è magica. Elena Russo, che lavora in redazione con noi, ha detto che probabilmente si sposerà là, fantastico. Sì, nel 2056, dunque, se tu sei lì magari in questa bella camera e vedi Venezia, vedi la laguna, se dovessi leggere un passo magari importante del tuo libro, che passo leggeresti? Ma ce ne sono molti di simpatici, però vorrei sottolineare che c'è una postfazione inedita di Alberto Sordi, una dedica al prosecco, che mi piacerebbe leggervi. Bene, bene. Allora, Alberto Sordi diceva: il prosecco non ha veramente nulla da invidiare agli spumanti, e meno ancora al tanto decantato champagne. Continua Alberto Sordi dicendo: la differenza la fa solo la grande capacità dei francesi di saper vendere bene i loro prodotti. Osserva come un francese porterebbe a tavola una bottiglia di champagne. Intanto la terrebbe tra le braccia come se fosse un bambinello e poi la poggerebbe delicatamente sulla tavola per iniziare subito dopo la cerimonia a sfilare la stagnola intorno al tappo, svitare con movimenti sicuri e misurati la gabbietta e lentamente, ma molto lentamente, in religioso e ammirato silenzio, spingere il tappo fino a farlo uscire con un impercettibile pluff. Continua Alberto Sordi dicendo: dopo averlo annusato si servirà un liquido che, suggestionati da tanta referente cerimonia, non saremo portati che a definire un nettare. Guarda invece come porterebbe una bella bottiglia di prosecco un nostro italiano conterraneo. Presa per il collo, la verrebbe con energia sbattuta, pum, sul tavolo. Con pochi gesti, via la stagnola. E dopo aver distrutto la gabbietta, lascerebbe che il tappo esplodesse, andando a sbattere contro il soffitto. Il primo vino uscito di getto si verserebbe sul tavolo e a quel punto, come da italica tradizione, tutti intingerebbero la punta delle dita sulla candida schiuma e toccandosi le orecchie esclamerebbero: allegria, porta bene! E verrebbero distratti, senza apprezzare fino in fondo il magnifico vino che stanno gustando. Io invece, dice Alberto Sordi, che ho bevuto nel corso della mia vita champagne e spumante, oggi gradisco e preferisco il buon prosecco. Ne apprezzo l'inconfondibile sapore, il delicato perlage, la gradevole leggerezza, che nulla toglie però alla sua anima di grande vino, l'eccezionale digeribilità, il piacevole accompagnarsi a tutti i piatti. La sua natura mite ma raffinata somiglia tanto a questa bella terra che conosco e amo perché ha dato i natali al grande Rodolfo Sonego, magnifico sceneggiatore e mio fraterno amico. Queste parole bellissime di Alberto Sordi sono una cartolina per questo splendido paesaggio che è Valdobbiadene, Conegliano. Che... vedi, un libro da leggere e un prodotto da gustare. Gianluca Bisolle, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Ecco, produttore di prosecco, abbiamo raccontato il tuo libro Vive il prosecco, abbasso lo champagne. Quando ci ritroveremo? Come le star a bere il prosecco? Dove? Beh, guarda, c'è una bellissima occasione a Venezia, nell'isola di Mazzorbo, a Venissa, esattamente, il nostro ristorante, dove c'è quella vigna di Dorona. Il 3 di luglio... Aspetta, 3 di luglio? Non posso. Il 4 di luglio? 4 di luglio, allora. Il 4 di luglio c'è la serata degli sciabolatori di champagne, la Confrérie de Sabre d'Or, che farà l'intronizzazione di nuovi chevalier, e quindi chi vorrà diventare sciabolatore di champagne venga quella sera a Venezia. Tra l'altro la sera prima sarà nella nostra tenuta nel cuore del prosecco a Valdobbiadene.
E poi, altra bella occasione, il 10 di luglio, quando invece verrà la confrérie de l'huître de Bretagne, quindi l'ostrica di Bretagna, che ha nominato, guarda caso, come miglior abbinamento per l'ostrica di Bretagna il nostro metodo classico Padosè 2001. Cioè, veramente, Bisogna... lo scippa la Francia. Ma veramente, una cosa, abbiamo fatto un en plein. Grazie, grazie a Gianluca.